Buon pomeriggio a tutti voi, giovedì 12 marzo 2020, facciamo il punto sull'emergenza coronavirus. Come sapete, questa notte il Premier Conte ha firmato l'ulteriore decreto che di fatto ha stretto la cinghia su alcune ulteriori attività. Di fatto ha dichiarato chiuse fino al 25 di marzo i pub, i bar, le pizzerie, i ristoranti, mentre di conseguenza rimangono aperti tutte le attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, quindi parliamo di supermercati, di ipermercati, fruttivendoli, macellerie, panifici. Rimangono aperti i negozi di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, che sono coloro che vendono prodotti per l'igiene e la cura della casa e della persona, ferramenta, vendita di articoli informatici, audio, video, computer, articoli telefonici, rimangono aperti i tabacchi, le edicole, le farmacie, le parafarmacie. Rimangono aperte tutte le attività artigianali, rimangono aperti i servizi di lavanderia, le agenzie di pompe funebri, mentre chiudono i barbieri, gli estetisti, rimangono aperte ancora una volta le aziende agricole e agroalimentari e le attività artigianali ed edili. Questo decreto è effetto a partire da questa mattina, 12 di marzo, e fino al 25 marzo prossimo. Il tentativo attraverso questo decreto è quello di stringere ancora di più e cercare di contenere ancora di più la diffusione del virus, che, ricordo, è l'unica arma efficace affinché si eviti la diffusione del virus e quindi si torni il prima possibile alla normalità. Ci siamo adeguati anche noi come comune, quindi i servizi comunali sono chiusi al pubblico, rimangono aperti solo in casi eccezionali. In ogni caso, un cittadino che ha bisogno di avere il contatto con gli uffici pubblici può regolarmente telefonare o mandare una mail oppure ancora mandare una segnalazione attraverso l'app MussoMedi. Come comune abbiamo peraltro predisposto un sito dedicato www.coronavirusmussomeli.it, all'interno del quale sito il cittadino potrà trovare tutte le informazioni utili, quindi tutti i provvedimenti emanati dal Ministero, alcuni documenti utili che sono i vademecum, le linee guida, il modulo di autocertificazione per gli spostamenti, e ulteriori numeri verdi e telefonici che possono essere utilizzati all'occorrenza. Un capitolo a parte riguarda invece gli spostamenti. Rinnovo l'appello, è obbligo, ripeto, è obbligo per tutti i cittadini rimanere a casa. Ci sono solo alcune eccezioni. Il cittadino può uscire o per motivi di lavoro, o per motivi di salute, o per motivi eccezionali, come ad esempio l'acquisto dei beni di prima necessità. Solo coloro che escono per uno di questi tre motivi possono uscire nel territorio comunale, così come possono uscire al di fuori del territorio comunale sempre ed esclusivamente se ci sono questi tre motivi validi. Diversamente, ripeto ancora una volta, è obbligo rimanere a casa e ricordo a tutti che ci sono delle sanzioni amministrative. E ci sono anche delle sanzioni penali per chi non rispetta questi divieti. Mi piace ricordare a tutti voi che questi disagi che stiamo vivendo saranno più brevi
quanto più bravi saremo noi a rispettare questi obblighi. Quindi rimaniamo a casa per questi 15 giorni, ovviamente possiamo uscire per andare a fare la spesa, possiamo uscire in casi eccezionali per motivi di salute, possiamo uscire ovviamente per motivi di lavoro, rimaniamo a casa per tutte le altre circostanze. Sono certo che sarete collaborativi. Ricordo sempre che prima ne usciamo e prima torneremo alla nostra vita reale. E per fare questo occorre interrompere la catena di diffusione del virus. E il modo più efficace per interrompere la diffusione del virus è rimanere a casa. Ringrazio tutti voi per la vostra collaborazione e nel caso in cui ci fossero ulteriori aggiornamenti, vi contatterò nuovamente attraverso questo video o utilizzando i social network, quindi la pagina Facebook mia personale o la pagina Facebook del Comune. In ogni caso, attraverso il nostro sito www.coronavirusmussomeli.it potrete seguire tutte le evoluzioni, tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti. Grazie e buon pomeriggio a tutti voi. Un'ultima cosa, in queste ore, quindi questa mattina, oggi pomeriggio e domani mattina, continueremo a far girare la macchina della Polizia Municipale con degli altoparlanti che ovviamente diffonderanno a tutti i cittadini il messaggio chiaro di rimanere a casa, di uscire solo per i 3 motivi che ho detto poco fa. Grazie a tutti voi per la collaborazione e ci sentiamo presto.